roba è scritta per certi buongiorno a tutti, abbiamo adottato questo trucchetto vile di avere stanzette sempre più piccole in modo che cioè, esatto, che sembri sempre più piena, perché dove è semi vuoto poi la gente non entra. Non abbiamo Luca, ma Luca arriverà. Allora, stamattina molti di voi, credo alcuni di voi, spero abbiano sentito già parlare di questo, il rapporto che abbiamo completato, direi ieri notte praticamente. Oggi pomeriggio invece affrontiamo la parte più pratica, cioè che cosa c'è dietro questo. Andiamo a spiegare in maniera anche molto pratica e molto interattiva che cosa si fa con la legge di accesso agli atti in Italia, cosa si può fare. Per chi di voi c'era stamattina avrete sentito il racconto di Lorenzo Tottaro sui derivati della città di Cassino. Sono gli stessi strumenti che ha utilizzato lui, sono quelli che, di cui vi parleremo, vi aiuteremo se avete voglia di anche fare delle proprio a stilare delle richieste di accesso agli atti qui e naturalmente poi a discutere qualsiasi idea, suggerimento, problema venga fuori. Vi segnalo una cosa, oltre a finire questo ieri l'altro notte abbiamo finito questo, che è la seconda edizione del manuale Legal Leaks. Lì ci sono copie, cioè quelle con diciamo, gli anellini metallici sono in inglese, gli altri sono le copie in italiano. E no, se le prendete non dimenticate l'integrazione del foglietto, ok? Perché Ernesto Belisario, che è qui con noi, ci ha fatto un bellissimo aggiornamento sul decreto trasparenza, davvero molto chiaro. Grazie Ernesto, è stato straight to the point. Bene, ho scatenato la corsa. Commissione raggiunta. Comunque è tutto su internet. La carta sembra un grandissimo fascino. Andrea, vedere la carta. È legalismo tifo, è quella internazionale, la Roma italiana ha diritto di sapere completo. Cosa c'è di diverso tra l'italiano e l'inglese? Che l'inglese ti parla una panoramica di tutte le leggi, è bellissimo, però l'italiano ti parla della legge italiana e dei problemi molto specifici dell'Italia. Il grosso della giornata, vi dico subito che lo farà Ernesto, perché è la persona che di queste cose ne sa, mentre io mi limito a usarle, però volevo segnalarvi un paio di cose. Questa nuova edizione è sponsorizzata anche dalla Fondazione AREF, siamo parte di un network, come diritto di sapere, che comprende Hacks and Hackers. Quando vuole, sono tutti i data journalist che avete visto in questi giorni qui. Ci sono i ragazzi di SOD, di Spaghetti Open Data, che sono sostanzialmente degli open datari. Un po' di spaghetti ce li ha in testa anche anche Ernesto. Con quella cravatta, se hai più spaghetti di me, sicuramente. Datajournalist.it è un sito di cui sentirete parlare nei prossimi giorni, e si occuperà di Data Journalist, ovviamente. Io su questa slide lascerei la parola a Luca De Biase, perché siamo arrivati a parlare di AREF, cosa c'entra AREF e cosa c'entra i media civici nei discorsi di accesso. Il punto su cui ti volevo passare la palla, Luca, era poi quello di cui ti avevi presentato l'altro giorno, ed è veramente l'incrocio, insomma, tra il giornalismo dei dati e l'accesso civico e i media civici di cui si occupa AREF, dove io faccio anche cose appunto di giornalismo dei dati. Rosi Battaglia ha iniziato una cosa bellissima di inchiesta utilizzando anche strumenti come i nostri, quindi è la prova vivente, insomma, che posso confermare cose. Che la statistica è perfetta. Ah, ok, la nostra statistica è di Autogam. Le mandate 8, ho avuto risposta. Non è una buona notizia, questa, no. Perché se siete in rapporto, insomma, la maggior parte delle volte non ti rispondono. Prego. No, beh, insomma, la visione
il racconto è il seguente: ci sono un sacco di cose che la gente deve sapere su come stanno le cose, ci sono un sacco di persone che contribuiscono a far sapere come stanno le cose, non c'è nessun motivo perché lo facciano con un metodo, e questo diciamo è il suggerimento principale del lavoro che fa la Fondazione AREF. Secondo questo suggerimento, i cittadini, le persone che contribuiscono a fare informazione, cioè a far sapere come stanno le cose, avranno tanto più efficacia e utilità dal punto di vista della cittadinanza quanto più trasparentemente si comporteranno seguendo dei principi di normale buona ragionevolezza, insomma di normale buon senso relativamente all'informazione, cioè con accuratezza, indipendenza, completezza, legalità, e quindi in qualche misura comportandosi secondo delle regole che scelgono autonomamente ma che consentono all'informazione che generano di essere riconosciuta dagli altri, qualunque siano le opinioni che gli altri hanno, come informazione accettabile, di una qualità standard, insomma, perché viene realizzata non in funzione della agenda delle persone che della volontà di ottenere delle cose delle persone, ma viene realizzata in funzione di una ricerca su come stanno le cose, con indipendenza, completezza, accuratezza, eccetera. Quindi di per sé i fatti, le notizie, le informazioni che emergono con questo, seguendo questo tipo di principi, possono essere riconosciute come buone informazioni, informazioni utilizzabili a prescindere dall'agenda che le persone hanno, dall'agenda nel senso di qual è diciamo lo scopo che vogliono raggiungere operativamente. Il primo scopo è dare informazioni, e se si prendono la responsabilità di dare informazioni seguendo questi principi, costruiscono cittadinanza, ed è per questo che chiamiamo civic media le piattaforme che richiedono questo tipo di presa di responsabilità. Dato questo, naturalmente le forme con le quali le persone partecipano sono molte, le motivazioni sono molte, e alcune motivazioni sono in qualche misura collegate con le opportunità che le persone incontrano per poter svolgere un lavoro che può essere in molti casi impegnativo. E quindi c'è il tema delle risorse, perché naturalmente una serie di cittadini danno informazioni per lo scopo di darle e perché credono che sia importante che vadano cercate e comunicate. In alcuni casi, come per appunto nel caso di Rosi Battaglia, c'è da mettere in campo, investire del tempo, molta attenzione, molte risorse di capitale sociale, in qualche caso anche delle spese vere e proprie per mettere su siti e utilizzare delle tecnologie, e a quel punto occorrono delle risorse. Queste risorse a loro volta possono essere provenienti dai cittadini o da strutture, organizzazioni, enti, fondazioni, non profit, associazioni. Il nostro tentativo è quello di costruire una piattaforma sulla quale tutti quelli che hanno intenzione di dare dei grant, cioè di mettere a disposizione delle piccole risorse perché le inchieste e le ricerche vengano fatte da qualcuno, lo possano fare sempre in premesso che tutti accettino di lavorare su quei principi di informazione di cui parlavamo prima. A questo punto abbiamo una visione complessiva piuttosto interessante di un nuovo pezzettino di ecosistema dell'informazione, dove naturalmente niente di tutto questo mette in discussione l'importanza dei media e delle testate tradizionali, ma a questo si aggiunge un mondo di cittadini che si organizzano non soltanto in termini di diciamo azione, ma anche in termini di metodo e di reperimento di risorse per aggiungere forza alla forma dell'informazione che può venire fuori dalla cittadinanza, a favore della cittadinanza per la costruzione di tessuto civico. Su questo noi vediamo che ci sono
molti altri elementi dell'ecosistema da mettere a posto. Una delle cose che cerchiamo e vi assicuro da molto tempo di realizzare è un sistema assicurativo per quelli che fanno questo tipo di lavoro, perché è chiaro che avere a disposizione un pacchetto assicurativo che consenta perlomeno di sapere che le spese legali verranno coperte sarebbe una importante tranquillizzazione. Naturalmente quello che so è che non ci sarà nessuna assicurazione che coprirà i danni che il condannato in una controversia dovrà pagare, però perlomeno sappiamo che le spese legali potrebbero essere coperte se riusciremo a mettere in piedi questo pacchetto assicurativo, se le persone saranno abbastanza per partecipare. Sotto tutto questo c'è però la cultura dei diritti che i cittadini hanno di informare e conseguentemente in un certo senso anche del dovere che chi detiene informazioni ha di darle. Qua si apre naturalmente questo meritorio lavoro che è stato fatto dal gruppo Diritto di Sapere, che in un certo senso su Arefa in qualche modo veramente inizialissimamente sbozzato con un lavoro che è stato fatto da Tommaso Tisapia e altri come dichiarazione di diritto dei cittadini di sapere come stanno le cose, ma il lavoro profondo è molto grande e di questo tipo di qualità c'è bisogno per poter essere tutti convinti del fatto che abbiamo diritto di sapere le cose e abbiamo quindi anche la possibilità di richiamare al dovere chi di dare le informazioni, chi le detiene. Tutto questo, si connette con la costruzione di tessuto civico, quindi una dimensione della nostra convivenza che va cercando di mostrare ai nostri occhi l'esistenza di un bene comune della conoscenza che a tutti noi deve stare a cuore, come ci sta a cuore la qualità dell'acqua, la qualità dell'ambiente, la qualità dell'ecosistema nel quale viviamo, perché il luogo che la cittadinanza deve riconoscere come il suo luogo principale di esplicamento dell'essere cittadino. Quindi avere qualche cosa in comune che sia metodologicamente accettato da tutti, indipendentemente dalle differenze di orientamento politico e di qualunque altro tipo di orientamento, è una premessa per ricostruire una convivenza sulla base di pratiche nuove e quindi di scelte consapevoli da prendere per il futuro. Non penso che potremo andare avanti ancora molto attraverso la semplice contrapposizione ideologica o di gruppi separati se non ci rendiamo conto che qualunque azione ha delle conseguenze sull'ambiente inteso come conoscenza e civismo che, nel quale come cittadini viviamo o moriamo. Grazie. L'abbiamo collocata già nel grande scenario dei media civici. Io vorrei riprendere da una cosa che ha detto stamattina Lorenzo Totaro, che appunto lui si è divertito a dirla una cosa molto spirituale, ma cioè, prima questa te la puoi giocare forse anche tu, dice, prima di fare un foia così nazionale il primo foia comincia dentro di noi, dobbiamo cominciare a fare un nostro foia. E secondo me per i giornalisti e non solo per i giornalisti ma per chi vuole fare informazione è qualcosa da ricordare, perché oggi cerchiamo di dare degli strumenti per queste azioni individuali che poi vanno a formare quella impresa collettiva di cui parlava Luca
poc'anzi. Questi sono i membri di Indirizzo di Sapere, non vi tedio perché li avete già visti stamattina. Il sostenitore, finanziatore unico per quest'anno è stato Open Society, che ringraziamo. Nel 2013 abbiamo fatto due cose: la nuova edizione, la nuova edizione di questo manuale che ha portato al kick-off del monitoraggio e il risultato del monitoraggio che avete visto. Entrambi i materiali sono già scaricabili dal sito di Diritto di Sapere e nelle prossime settimane, con l'aiuto di Aref, dovremmo avere anche un ebook su Kindle a 0 euro, quindi insomma, per essere ancora più ricchi di mezzi. Ti passerei la palla su come si fa una richiesta, perché dopo il passo spirituale di dire bene, ho fatto un foglio dentro di me, devi farlo verso la pubblica amministrazione, insomma, e non è proprio una passeggiata come abbiamo visto. Proviamo. Dunque, buongiorno, buon pomeriggio. Come dire, io fin da quando Guido mi ha detto che questo incontro era il 25 di aprile, ho pensato, ma dentro di me, ad una simbologia di liberazione in cui oggi possiamo celebrare una festa, come dire, ancora non acquisita, che è quella della liberazione delle informazioni del settore pubblico, che ad oggi invece mi sembrano ancora saldamente in mano. Qui si scopre se... Nonostante il decreto trasparenza, perché ora ne proviamo a parlare. Il tema che mi è stato assegnato è questo, cioè come utilizzare il diritto di accesso alle informazioni, e tendenzialmente anche per me si comincia un piccolo percorso, perché quando a gennaio abbiamo fatto le prime 18 gennaio con te. Quando a gennaio abbiamo fatto la sessione in cui con alcuni vostri colleghi, non so se ci sono alcuni di voi, abbiamo iniziato a parlare di diritto di accesso, di come si scrivono le richieste, il progetto partiva, stavano partendo le prime richieste che poi sono confluite nel rapporto che è stato presentato oggi, e tutti parlavamo di un concetto di trasparenza. Oggi dalla presentazione dei dati nasce questa riflessione. Abbiamo un problema, e il problema si chiama trasparenza delle pubbliche amministrazioni italiane, ed è una vera e propria emergenza. Cioè siamo in una situazione assolutamente emergenziale, come ci dimostrano le cifre. Io ho preso questo pezzo perché è un pezzo assolutamente molto indicativo del rapporto che è stato fatto. Non soltanto, e non mi interessa soltanto la circostanza per cui stiamo parlando di un dato che è di molto inferiore rispetto a quello di altri paesi, ma stiamo parlando di questo 73%, il 65% non risponde nei termini di legge, che è un dato secondo me assolutamente indicativo, e cioè il muro di gomma della mancata trasparenza. Proprio quando tutti si sciacquano la bocca della trasparenza, se voi sentite una campagna elettorale, un programma, un convegno, una nuova norma, tutti parlano di trasparenza, e alla fine si verifica un tema che mi preoccupa molto, e cioè che a furia di parlare di trasparenza nel modo sbagliato, svalutiamo il concetto di trasparenza, e alla fine finiremo di combattere per la trasparenza. Io comincio ad essere preoccupato che questo si stia verificando nel nostro paese. Il piccolo approfondimento che ho fatto sul decreto trasparenza si chiama "Si fa presto a dire trasparenza". Quando diciamo esiste il diritto di accesso alle informazioni, esiste la possibilità per richiedere dei dati e dei documenti, abbiamo diritto a trovare sui siti web delle amministrazioni una serie di informazioni, dobbiamo stare molto attenti a quello che c'è scritto sulla carta, perché le norme sono bellissime, alcune volte sono anche programmatiche, ma poi quante volte le norme sono rispettate? Ecco, io credo che questo grafico ci dica che noi abbiamo una legge, che è la legge 241 del 90, che è quella sulla base delle quali voi fate le richieste di accesso, ed è una legge che ormai è vigente dal 7 agosto 1990, sono quasi 23 anni. Nonostante questo, il livello di applicazione delle amministrazioni è questo qui che vediamo oggi. Quindi quando io sento un governo, un ministro, che mi promette nuove norme per la trasparenza, io chiederei un atto di serietà da parte delle amministrazioni nel fare applicare almeno quelle che ci sono, che è un impegno molto poco vendibile sui giornali, cioè
mi rendo conto che non è una cosa che fa un titolo rispetto a faccio le nuove norme, e fare applicare quelle che ci sono però con dei dati alla mano. Da dove partiamo? Si va presto a dire trasparenza, ora vediamo perché. Partiamo dal mito della casa di vetro, no? Turati, amministrazione come qualcosa in cui tutti possono guardare, soprattutto i giornalisti che attraverso il loro preziosissimo lavoro consentono poi di poterlo fare anche a tutti gli altri cittadini. In realtà noi abbiamo un'amministrazione che non è assolutamente una casa di vetro, le notizie di tutti i giorni ce lo dimostrano. Io sono originario di una regione che è la Basilicata, la cui regione ieri è stata smantellata perché il presidente della giunta regionale si è dimesso dopo che due assessori e pressoché quasi due terzi del consiglio regionale indagato per rimborsi relativi ai consigli. Poi Lombardi, avete ancora da imparare? No, per carità, per carità il malcostume è assolutamente frequente, però il problema è questo, lo vedremo in realtà, e tra l'altro ve lo dico, e mi piacerebbe che qui da oggi cominciassimo a fare una cosa particolare proprio su questo, perché in realtà esiste la norma antifiorito, e cioè, come dire, Batman Fiorito, no? Lo conosciamo tutti dalle cronache che ce lo hanno dipinto, sappiamo come ha speso quei soldi, cosa ci ha fatto. In realtà la norma antifiorito esiste ed è entrata in vigore sabato scorso, eppure nonostante questo, nonostante tutti si impegnino sulla trasparenza, su nessun sito ancora regionale io ho visto le informazioni che ci dovrebbero essere e che tra un po' vedremo. La realtà quindi non è di un'amministrazione casa di vetro, è di un'amministrazione in cui i dati esistono, come diceva prima Luca De Biase. Questa è la fotografia fatta quando cominciavamo a parlare di open data, di dati aperti 3 anni fa. Pensavamo che era una materia per pochi addetti ai lavori. Questa è la fotografia fatta in una città italiana, cioè le persone sanno che le amministrazioni hanno i dati, ne sono perfettamente consapevoli, sanno anche quali dati hanno e sanno quale amministrazione li ha, quindi ormai, come dire, sappiamo perfettamente dove sono i dati. Per chi non legge c'è scritto ARPA e ASL vogliamo i dati sui tumori subito. Per chi ricorda il Raw Data Now di Tim Berners-Lee, quello era per geek e addetti ai lavori, questo invece è la traduzione fatta da uno che probabilmente Tim Berners-Lee non sa neanche chi è, eppure la percezione delle persone è già arrivata lì, e quindi ovviamente anche l'interesse dei giornalisti. Noi abbiamo un ritardo culturale, perché noi arriviamo in ritardo sulla trasparenza? Io sono un giurista geek, come dice la cravatta, e scienziato dell'amministrazione, come dice il diploma di laurea e la specializzazione. Ho fatto questo elettrocardiogramma normativo, che come è fatto? È fatto prendendo gli anni e prendendo le norme che riguardano la pubblica amministrazione. Cosa ho visto facendo questo elettrocardiogramma normativo? Che il legislatore per anni, cioè più o meno dal 1900 al 1990, si è disinteressato della pubblica amministrazione. Eppure nel 1900 avevamo una PA in uno stato regio, in una monarchia, nel 90 avevamo uno Stato democratico costituzionale, tutte le differenze in materia di libertà di informazione e via discorrendo. Che cosa succede? Io non vedo IAR o quei serial medici, però quando qualche volta cambiando canale ho visto che se arriva qualcuno con l'elettrocardiogramma piatto, che cosa gli dicono? Lo stiamo perdendo. E allora cosa fanno? Prendono un defibrillatore e provano a rianimarlo con delle scosse. Le norme che dal 1990 si sono succedute nella PA italiana sono il defibrillatore, cioè servono a rianimare questo paziente in condizioni disperate. È chiaro, ci rendiamo perfettamente conto che a furia di dargli scosse la cura potrebbe essere peggiore del male, però diciamo che non abbiamo altre scelte terapeutiche. Il vero problema è che in Italia noi ci preoccupiamo molto di fare norme, ma pochi si preoccupano di farle rispettare. Ad esempio, alcuni di voi sapranno che l'anno scorso nel decreto sviluppo, decreto legge 83 del 2012, fatemi fare l'avvocato ogni tanto citando nomi e articoli giusto per darmi un tono, decreto legge 83 del 2012, l'articolo 18 imponeva alle amministrazioni di rendere pubblici in open data i dati relativi alle spese, tra l'altro con delle sanzioni particolarmente rilevanti. Io sono responsabile legale di un'associazione che si chiama Agora Digitale, e con Agora Digitale questa norma entrava in vigore il 1 gennaio 2012, il 20 gennaio facciamo un monitoraggio
monitoraggio in crowdsourcing, perché se aspettiamo che il governo fa un monitoraggio, non so se sapete che sono stanziati qualche milione di euro dal 2010 per avere un portale nazionale della trasparenza che però ad oggi ancora non è partito, noi in una settimana abbiamo mappato con l'aiuto di 1000 cittadini volontari il 5% delle amministrazioni, ma tutte le ASL, tutti i capoluoghi di regione, tutte le regioni, tutte le province. Il quadro è questo. Il quadro è quella di una Italia in cui ovviamente c'è poco da spiegare. Rosso significa che non hanno pubblicato assolutamente i dati, giallo significa che li hanno pubblicati in modo incompleto, verde invece che li hanno pubblicati in modo conforme alla normativa. Questo, come dire, se voi andate sul sito eradelatrasparenza.it trovate dei report su cui ci sono anche dei dati interessanti. Per esempio, abbiamo scoperto che le amministrazioni guidate da donne sono mediamente più trasparenti rispetto a quelle guidate da uomini, che la trasparenza è nel nord-est e non al mezzogiorno, e lo dico da meridionale, non è una scoperta, come dire, una conferma più che altro, e via discorrendo. Però questo è il livello di applicazione delle nuove norme. Che cosa fa il nostro bravo governo legislatore? Invece, ecco perché il titolo del mio commento è: si va presto a dire trasparenza. Invece di lavorare sul enforcement di questa norma, cioè di fare in modo che venissero rispettate le scadenze, fa nuove norme. Fa nuove norme, qui c'è Andrea Fama, animatore di Foia.it, che è un'iniziativa, no? Di tanti, c'è Guido Scorza, Guido Romeo, che chiediamo l'adozione di un Freedom of Information Act italiano, perché quando io prima vi dicevo che il nostro ritardo è un ritardo di tipo cronologico, no? La nostra prima norma sulla trasparenza è del 90 negli Stati Uniti, il Freedom of Information Act è del 1966, quindi diciamo che abbiamo proprio da un punto di vista cronologico 30 anni di ritardo. Ovviamente noi non siamo arrivati neanche un foia nel 1990, siamo arrivati con una legge particolare che tra un po' vedremo, con un comma che io nomino, e Guido sa qual è il nome che diamo a questo comma dell'articolo della 290. Manca un Freedom of Information Act, cioè manca la possibilità per tutti di poter accedere a tutti i dati delle pubbliche amministrazioni. Su questo il governo ha fatto un mezzo pasticcio, nel senso che il ministro Patroni Griffi aveva detto che avrebbe fatto un FOIA, in realtà ha fatto un FOIA alla matriciana, che però in realtà non ci rende giustizia, e soprattutto, come dire, non ci aiuta molto. Attenzione, io su questo però, visto che parlo e ci sono molti giornalisti, voi conoscete meglio di me il rischio degli equivoci e dei fraintendimenti sulle parole. Cioè, se noi facciamo passare il messaggio per cui quello del governo è un FOIA, in realtà un FOIA non è, le persone pensano che il FOIA non serve a nulla. In realtà no, non è assolutamente così. In realtà i politici e i governi che verranno dopo, probabilmente per scarsa dimestichezza con questo tipo di norme, penseranno che il FOIA è già stato fatto e faranno altre cose verosimilmente inutili o ancora poco centrate su questi temi. Quindi è importante, come diceva Nanni Moretti, no? Le parole sono assolutamente importanti. L'altro problema delle nuove norme è che si tratta di norme poco evolute. Questa immagine con la signora che prova a sbianchettare il computer è, a mio avviso, molto più efficace di 1000 trattati di tecnica normativa, perché le nuove norme ci chiedono alle amministrazioni di pubblicare sui siti web una serie di informazioni molto rilevanti, come se i siti web fossero degli schedari, e quindi hai il cassettino dove metti quelle informazioni, un altro cassettino dove ne metti altre. Peccato che il web non è uno scaffale, peccato che gli open data potrebbero fare in modo da pubblicare, potrebbero consentirci di pubblicare un unico dataset, e invece nel nuovo decreto del governo le spese sono divise: da un lato ci sono i contributi, dall'altro ci sono le consulenze, dall'altro ci sono i contratti, così che se voi siete giornalisti e state cercando un contratto perché magari avete una fonte che vi dice che probabilmente ci sono delle somme, magari andate in una sezione e non la trovate, ma quella stessa informazione esiste in un'altra sezione del sito web. Questa si chiama opacità per confusione. I dati ci sono tutti e sono pubblicati, ma i formati forse non sono quelli corretti, e sicuramente la complessità è tale tanta che un addetto ai lavori fatica a trovarle. Voi pensate un po' un cittadino che ha una vita, la famiglia, l'amante, il calcetto, la palestra, e ovviamente una volta che prova a fare uno sforzo di partecipazione civica, dopodiché ci ripensa e ovviamente non lo fa più.
Ma la colpa, a mio avviso, non è solo delle amministrazioni. Guido, tu ovviamente mandami segnalacci brutti quando vedi che io vado lunghissimo con i tempi. Ma la colpa non è assolutamente solo delle amministrazioni, perché c'è la corona. Perché molto spesso, tanto noi come persone, tanto i giornalisti, ci comportiamo come sudditi. E quindi non troviamo, ma non ci lamentiamo. È nostro diritto, ma non pretendiamo. Visto che, come dire, parallelamente rispetto alla campagna di diritto di sapere, qualche giornalista di quelli che ha fatto le richieste mi ha chiamato e mi ha detto: ma lo sai che da noi i dati non si ottengono facendo l'istanza, ma portando una scatola di cioccolatini al funzionario X e Y. E giustamente io mi rendo perfettamente conto che la tentazione, se io devo chiudere il pezzo, devo fare l'inchiesta, è quella di dargliela questa scatola di cioccolatini, perché probabilmente, come dire, è sinonimo, no, del fatto che i dati si ottengono più con le relazioni che non perché è un diritto. Però attenzione, perché questo probabilmente significa inquinare il pozzo del principio per cui se io lì in quell'ufficio non conosco nessuno o trovo comunque una chiusura totale, non riuscirò mai ad avere i dati nonostante sia mio diritto. E allora qui entriamo nella parte proprio più pratica del nostro discorso. Quindi quando parliamo di trasparenza nel nostro ordinamento, e quindi parlo di trasparenza per voi che siete giornalisti, io penso a due diritti. Esistono due categorie di diritti. Il primo è diritto di accedere alle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ci sono delle informazioni che tutte le amministrazioni devono rendere pubbliche sui propri siti web. È obbligatorio. La norma è recentissima, è il decreto legislativo 33 del 2013, che è entrato in vigore il 20 di aprile, quindi neanche una settimana fa. Dopodiché la seconda norma è la tradizionale legge 241 del 1990, e cioè la legge sull'accesso amministrativo. Il problema della legge 241 del 1990 è il seguente come problema, e cioè io ho diritto a vedere le carte, i documenti che mi interessano. Quindi io come cittadino, come giornalista, non ho diritto a vedere tutti i documenti. E tra l'altro un comma dell'articolo 24 della legge 241 del 90, soprannominato come Andreotti perché la vulgata vuole, non sappiamo se sia vero che sia stato l'ex presidente Andreotti a volerne l'introduzione all'interno del testo di legge, dice: in nessun caso il diritto di accesso può essere utilizzato al fine di consentire un controllo diffuso dell'operato delle pubbliche amministrazioni. E cioè nel 1990 lo Stato aveva paura del controllo diffuso dei cittadini. Voi vi rendete conto che questa norma è una norma assolutamente obsoleta, è una norma che oggettivamente ci pone in modo molto, come dire, lontano, in una posizione molto lontana rispetto ad altri paesi. Fortunatamente, questo lo dico, fortunatamente, per voi che siete giornalisti c'è il diritto di cronaca. E quindi abbiamo fortunatamente sentenze, ovviamente, come dire, con tutta una serie di problemi, perché come si fa una richiesta di accesso? Io su questo vado un po' più veloce rispetto al decreto 33, perché c'è già nel manuale, dove trovate anche un facsimile di domanda di accesso agli atti amministrativi. Quando io faccio l'istanza di accesso devo individuare correttamente l'amministrazione che detiene il dato e la informazione, devo dire chi sono, perché la voglio, e quindi devo dettagliare anche il mio interesse. In questo caso dovrò dire che richiedo quel dato, quel documento, perché sono un giornalista che sta realizzando una inchiesta per questo tipo di per questa testata. Se io non lo scrivo, e mi rendo conto che se io vado a scrivere che sono un giornalista sto facendo una dichiarazione di guerra, perché verosimilmente, come dire, sto dicendo che vi farò le pulci, probabilmente se non lo scrivo l'amministrazione dice: difettano i requisiti di legge per farti vedere le carte e per fartene fare una copia. Lo dicono anche quando lo scrivi, comunque. Lo dicono anche quando lo scrivi, perché purtroppo la normativa italiana, non essendo un FOIA, si presta ad interpretazioni diverse. Quindi io devo provare di avere un interesse concreto, devo dettagliare, devo quanto più possibile circoscrivere i documenti. Io non posso dire: voglio vedere tutte le carte che hai in quel fascicolo. No, verosimilmente quindi io dovrò farmi aiutare da un esperto della materia o da qualcuno che conosce che carte ci sono in quel fascicolo, perché devo identificare perfettamente. Io non posso dire: voglio vedere tutta la documentazione
documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale della TAV, ma dovrò dire, io voglio vedere la relazione del giorno X, del comitato Y, perché altrimenti se non faccio questo la richiesta mi viene verosimilmente rigettata. Pur con i suoi limiti, il decreto 33 del 2013, che è il decreto recentissimo, ti consente, a mio avviso, di cominciare a fare una serie di passi in avanti notevoli. È il decreto attuativo della norma anticorruzione, si pone invece l'obiettivo di incentivare un controllo diffuso e di fatto va un po' in contrasto con la legge 241 del 90, perché stabilisce una specie di doppio binario. Ci sono alcune informazioni che devono vedere tutti e le dovete trovare sui siti web degli enti, in una sezione che si chiama amministrazione trasparente. Su tutti i siti web di tutte le pubbliche amministrazioni, di tutte le società partecipate, e lo dico questo perché, come dire, i giornalisti sanno perfettamente cosa c'è dietro le partecipate, devono esserci una serie di informazioni molto penetranti, devono essere in formato aperto e quindi devono essere pubblicate in open data, e devono essere lì pubblicate per almeno 5 anni. Dopodiché, per tutte le informazioni che non trovate sui siti web, dovete fare un'istanza di accesso ai sensi della legge 241 del 90. Però io credo che questo possa essere un punto di partenza. Tanto per farci un'idea, ovviamente in open data, tra l'altro il legislatore dice che le amministrazioni si assumono la responsabilità di garantire la precisione delle informazioni, ci dice l'articolo 6 del decreto 33, e a mio avviso è una norma molto, molto significativa e importante. Tra l'altro è carino, il legislatore conosce i suoi polli, al comma 2 dice: l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni non può in ogni caso costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati. Cioè, non fate finta che col fatto che volete fare le cose bene differite la modalità di pubblicazione, dovete farlo presto, cioè subito, e lo dovete fare in modo assolutamente corretto. Lo dovete fare in open data, ce lo dice l'articolo 7, vado veloce, devo farlo per 5 anni, quindi ci devono essere questi dati per 5 anni, in una sezione che si chiama amministrazione trasparente sui siti web. E cosa, quali sono le informazioni? Per dire, le informazioni sugli atti generali, sugli oneri informativi per cittadini e imprese, e poi qui la norma antifiorito. Sull'organizzazione ci devono essere tutti i rendiconti dei gruppi consiliari regionali, provinciali, pena la sospensione dei contributi ai gruppi stessi. Quindi se il contributo, se il rendiconto non è pubblicato sul sito dell'amministrazione o non viene fornito dal gruppo, il gruppo non può più avere i soldi. Nonostante questo, Regione Basilicata, 2, è vero che la norma è entrata in vigore meno di una settimana fa, però io credo che questo tipo di informazione, insieme ad altre che vedremo, può ritornarvi utile se voi volete cominciare a fare un lavoro interessante da adesso, da domani mattina. Sul personale, i dirigenti, tassi di assenza, personale non a tempo indeterminato, i dati sulla performance, gli enti controllati, quali sono gli enti vigilati, quali sono le società partecipate, addirittura se questi dati non sono online io non posso più dare i soldi alla società partecipata, voi vi rendete conto di quello che questo comporta, addirittura con rappresentazioni grafiche. Io vedo molte inchieste in TV dove fanno giustamente quelle videografiche per fare vedere le diramazioni, bene, già il primo livello lo deve fare l'ente dandoci qual è l'albero delle partecipazioni. Attività e provvedimenti dell'ente, sovvenzioni, contributi e sussidi, quindi tutte le spese, addirittura i bilanci con delle rappresentazioni grafiche di riassunto, perdonatemi ma io non so dove mettermi perché da qualunque parte occulto parte delle slide, la parte relativa al patrimonio immobiliare, addirittura le liste d'attesa per le amministrazioni, immaginate le liste d'attesa per le amministrazioni sanitarie, cioè se io voglio trovare, voglio cominciare a fare un'inchiesta sulle liste di attesa, voi avete fatto quella bellissima sul dove ti curi, se ne potrebbe fare una di quanto tempo ci vuole per curarti, quando ti curi, che non è male, le somme relative alle consulenze e ai contratti dell'amministrazione e tutta una serie di altre informazioni, tutela del paesaggio, strutture sanitarie accreditate, anche lì cito soltanto alcuni esempi da recenti inchieste giudiziarie. Si tratta di 25 sottosezioni che deve avere questa sezione amministrazione trasparente con circa 49 tipi di contenuti diversi.
Quindi diciamo che c'è da divertirsi. Il problema è che la norma è entrata in vigore da una settimana e ancora le applicazioni sono assolutamente circoscritte. Le sanzioni sono molto pesanti, perché ci sono sanzioni di tipo disciplinare, di responsabilità dirigenziale, addirittura responsabilità per danno erariale. Cioè si afferma un principio interessante per cui l'amministrazione che non è trasparente ha un danno all'immagine, perché tutti noi, no? Cioè se la città X passa come essere la città regno della corruzione e della non trasparenza, probabilmente tutti ne beneficiano, tutti, come dire, ne subiscono gli effetti, le imprese, i cittadini, e quindi c'è una responsabilità di questo tipo per gli amministratori che non provvedano. E addirittura la sospensione dei finanziamenti, per cui se non rispetti queste norme l'ente non fruisce del trasferimento da parte dell'ente superiore. Le sanzioni sono rilevanti, poi per carità è una norma giovane, se non abbiamo ottemperato ancora la 241, però il problema è che non ci possiamo aspettare 20 anni per adempiere al decreto 33 del 2013. Allora la parte di civic hacker che è in me, e qui mi avvio a chiudere tranquillizzando Guido, la parte di civic hacker che in me mi dice che però di differente rispetto agli altri è che questo obbligo di pubblicazione è presidiato da una norma che si chiama accesso civico, contenuta nell'articolo 5 del decreto 33 del 2013, che tendenzialmente mi dice che chiunque di noi, se va sul sito dell'ente e nota che non esistono le informazioni che dovrebbero essere pubblicate in modalità obbligatoria, ha il diritto di richiederlo, e questo diritto, articolo 5 del decreto, è presidiato addirittura in via giudiziaria. Quindi io chiedo, la richiesta non è sottoposta a alcuna limitazione, quindi io vado lì e dico: sono Ernesto Belisario, vorrei il rendiconto del gruppo consigliare. Sei residente in questa regione? Non ti interessa. Perché te lo chiedo? Sei un giornalista? Non ti interessa. Sono un cittadino? Sì, perfetto, tanto basta, io ho diritto a vedere quel dato, quel documento. Se tu nel termine che è assegnato dal legislatore non mi puoi rispondere dicendo guarda c'è, non l'avevi trovato, e finisce lì, oppure devi pubblicarlo. Se non lo pubblichi io posso andare in via giudiziaria e ottenere la pubblicazione. Ecco che quando vi dicevo prima che per esempio sui gruppi, sui rendiconti dei gruppi si potrebbe cominciare subito a fare un lavoro su questo tipo di norma, beh, secondo me come dire, l'impatto è di sicuro interesse, anche perché delle due l'una, come c'è scritto nel manuale: se ve li danno avete subito del materiale su cui lavorare, e beh, se non ve li danno è già quella una notizia. Cioè se la regione X o la provincia Y di fronte a una richiesta di accesso civico non vi pubblica i rendiconti, beh, già è una notizia che si tratta di un'amministrazione che ostinatamente non vuole essere trasparente, a prescindere anche dal ricorso giudiziario. Dopodiché vi do un'altra notizia: visto che dobbiamo essere un po' hackers, pensate all'accesso civico e all'accesso 241 come una specie di concatenazione. Cioè faccio prima l'accesso civico, vado sul sito dell'ente e acquisisco dati e informazioni, per esempio che sono state spese 12 volte i soldi per acquistare una siringa a Canicattì piuttosto che a Palermo, citiamo la stessa regione così non facciamo discriminazioni territoriali. Nel momento in cui io ho questo, beh, allora io lì sì che posso andare a fare una richiesta di accesso ai 241 motivata con il diritto di cronaca ai sensi dell'articolo 22 della legge 241 del 90, cioè partire dall'accesso civico, dai siti web, dalle informazioni che sono obbligatorie per tutti, e poi in attesa che ci sarà un FOIA, chissà quando, magari con questo governo, noi però possiamo lavorare con la base degli strumenti e delle interpretazioni giudiziarie che già ci sono, articolo 22 della legge 241 del 1990. Anche perché, come dire, io sono di questo sono assolutamente convinto, la trasparenza genera dipendenze, quindi nel momento in cui noi cominciamo a lavorare, voi cominciate a lavorare, cominciate a dire che questi dati, queste informazioni esistono e attraverso i vostri pezzi, le vostre inchieste li rendete pubblici, anche i cittadini cominceranno ad andare a visitare i siti delle amministrazioni, a farsi venire qualche dubbio e qualche domanda. Io, come dire, nella speranza di avervi dato qualche how to e non lasciati come questo amico, vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente siamo a disposizione per domande. La parola è all'altra parte del tavolo. Vai. Una domanda ce l'ho subito. Allora, nel caso in cui l'amministrazione abbia già aperto il portale Open Data e io abbia verificato che i dati pubblicati non sono né completi e ci sono già anche degli errori di dominio pubblico, che cosa possiamo fare?
Dunque, quello sicuro. Faccio un pezzo preciso. È l'istinto del giornalista. È già documentato tutto. Però. Qui cioè, la domanda è, sulla base di quello che ho detto, e provo a chiarire, se era un'informazione, perché nei portali open data delle amministrazioni ci può essere dall'elenco dei barbieri, o l'elenco delle fontanelle, che sono dei dati molto comuni nei portali open data, mentre se andate nel Regno Unito trovate il livello di performance delle strutture per gli interventi a cuore aperto, da noi trovate l'elenco dei barbieri. Se l'elenco dei barbieri non è tra i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e quindi è l'open data che abbiamo triato, cioè il sovrano ce lo dà così e noi così ce lo teniamo. Se invece è quell'open data diritto e quindi è coperto dalla norma amministrazione trasparente, quindi io lo devo avere secondo quella struttura che mi dice, tabellare che mi dice la norma, in quel formato, e no, allora lì io posso eccepire un'incompleta, scorretta, parziale pubblicazione e quindi utilizzare lo strumento del diritto di accesso civico. Sì, un secondo. Il discorso del portale open data, tra l'altro, il portale open data è una cosa facoltativa dell'ente. La sezione amministrazione trasparente invece è una cosa che deve essere obbligatoria, quindi come dire, ora io non so le amministrazioni tra di loro come gestiranno i rapporti tra queste due sezioni, verosimilmente con dei link, cioè faranno un portone d'ingresso che si chiamerà amministrazione trasparente, se il dato è già pubblicato in open data nel portale open data lo linkeranno e basta. Immagino io, però magari si inventeranno altre soluzioni. Quindi la mia porta di accesso deve essere home page e amministrazione trasparente per quella pubblicazione obbligatoria. Quando parlavi del diritto di cronaca facevi l'esempio di, dicevi di indicare la testata di riferimento, allora mi domandavo se c'era una giurisprudenza in merito a domande formulate invece da freelance senza una testata. Possiamo crearla? Il tema è questo, purtroppo, poiché la norma, come tutte le norme, è generale ed astratta, nel senso che non è così granulare, non si parla, anche le cose che vi ho detto, poi tanto nel manuale, tanto nelle slide che abbiamo presentato ai corsi, quelli in cui avevamo una mattinata intera di tempo, ci sono diverse sentenze, però l'elaborazione è il diritto vivente, quindi ci dobbiamo arrivare. Ci hanno iniziato a farlo prima quelli, anche perché, come giustamente diceva prima De Biase, sono quelli che fino ad ora hanno avuto i soldi per potersi pagare le cause giudiziarie. Probabilmente il freelance ha rimediato con la scatola di cioccolatini finora, no? O non ha chiesto i dati? No, secondo me li ha chiesti, è che ho rinunciato, ho approvato con la scatola di cioccolatini. Però se puoi trovare, cioè se collabori con una testata non è difficilissimo, cioè se trovi una persona con un'intelligenza media, un caporedattore così, non è male poterlo fare con una testata dietro. Noi, insomma, quello che abbiamo visto con le nostre megabyte, che il rapporto è tutto di 300 richieste di accesso, carte rimbalzate, però quando c'è una testata c'è un po' di attenzione. Sì, ma più che altro perché, ahimè, i giuristi sono questo popolo arido di persone che ha bisogno di essere portato per mano, però secondo me siamo in un momento in cui dobbiamo affermare il diritto anche del freelancer. È solo che la testata ti dà più evidenza, cioè dà più evidenza dell'interesse, del fatto che c'è un organo di informazione, sì, dalla tangibilità del... Certe volte te ne dà troppa, tanto che dice non troppo interesse, no, non te lo diamo. Io non so qual è la tua esperienza, è vero da un lato, dall'altro però, poi arriviamo, abbiamo visto il ditino, vorrei evitare l'effetto crampo, la pressione però che può fare una testata, perché un altro dei consigli dati nel toolkit è proprio quello, cioè anche la mancata risposta nei termini all'istanza di accesso diventa una notizia di fatto. È evidente che però per i tempi della legge italiana sulle istanze di accesso le amministrazioni hanno il termine di pronunciarsi entro 30 giorni, sì, entro 30 giorni, se io devo fare un pezzo lo devo sapere prima, perché tra quando mando l'istanza e quando l'amministrazione mi risponde. Posso? Io ho fatto due richieste a Comune di Milano molto specifiche tramite posta certificata, una sul numero di dipendenti nel settore del comune della cultura e l'altra su il numero di funerali fatti a Milano.
e passato... Non sono correlate. No, no. l'ho fatta più di un mese fa, ho specificato che era per questioni giornalistiche, ho specificato anche il nome della testata e dopo più di un mese non ho ricevuto nessuna risposta. Sei nel mio 65%. Esatto, mi sono rivisto. Cosa devo fare? Riscrivere? No, non si riscrive né si sollecita, perché se ti fai passare dei corsi 30 giorni dalla istanza di accesso, tu hai altri 30 giorni per fare ricorso. Se tu ti fai passare quei secondi 30 giorni, un eventuale ricorso successivo è tardivo, quindi attenzione. I silenzi alcune volte sono noncuranza, altre volte sono carico di lavoro, altre volte sono ti prendo per stanchezza o per ignoranza, cioè ti faccio passare anche il termine nel frattempo che tu mi fai il sollecito, poi a un certo punto quando sono passati 60 giorni dalla richiesta originale che si è visto, tu non puoi ripresentare la stessa istanza. Quindi adesso? E quindi? Devi scegliere. Ricorso. Devi scegliere se vuoi fare un'azione di tipo giudiziario oppure provare anche con i difensori civici laddove esistono con un potere sostitutivo oppure a Milano ne hai uno che è quello regionale. Esatto, è un po' complesso. Quindi il sollecito non funziona. Adesso sono regionale, una volta erano proprio civici, cioè a comune, adesso li hanno soppressi a livello regionale. Una domanda, devo uscire un attimo dalla specificità e poi anche dei tecnicismi più giuridici, perché non sono un giurista, anche se la questione mi interessa molto perché mi occupo di comunicazione pubblica. È una domanda che potrebbe sembrare retorica, ma vorrei sentire un po' il vostro parere, perché tra l'altro vi sto seguendo, oggi ci si conosce prima attraverso i social network e poi nella vita reale. Allora vi volevo chiedere quanto è importante il fattore, la variabile cultura in questi processi di innovazione e di cambiamento. Cioè noi abbiamo un quadro giuridico piuttosto abbastanza molto, questo certamente siete voi gli esperti, gli addetti che me lo potete dire, definito, quindi un sistema di norme, no? Si parla anche di codici deontologici che dovrebbero andare al di là della scientificità della norma giuridica. Quanto è importante però la variabile del fattore cultura, cioè il fatto che all'innovazione tecnologica si debba accompagnare, debba essere di supporto anche una cultura digitale, aggiungerei io una cultura della comunicazione come condivisione, perché anche lì, e lì secondo me la trasparenza è il tema, è la questione, perché le intercetta tutte queste. Secondo me ancora siamo indietro, cioè paghiamo un ritardo culturale, perché il fattore umano può ostacolare il cambiamento delle organizzazioni. Esattamente gli esempi secondo che stavate facendo. 5% tecnologia e 95% sì. Cultura, tranquillamente. Cioè, non so, tu sei anche tecnologo, ma la tecnologia per fare questo lavoro qua sono appunto. Sì, tenete anche conto che però le amministrazioni lo fanno ormai con organici ridotti a minimo e a costo zero, cioè queste norme non è proprio facilissimo dalla sera alla mattina con le dotazioni organiche, il blocco di turnover e l'età più elevata di dirigenti di tutta Europa, di dirigenti pubbliche amministrazioni, non è una cosa facilissima. Però sono d'accordo, resistenza e cambiamento. Nelle amministrazioni, la mia esperienza, queste norme sono viste come un inutile appesantimento e non come una risorsa. Cioè nessuno le guarda come qualcosa che possa aiutare, tutti le vivono come un inutile appesantimento, ma non necessariamente in cattiva fede. Ovviamente ci sono quelli che perdono rendite di posizione, ma ci sono anche quelli che lo fanno perché io lo chiamo il ponte tibetano della trasparenza, cioè non lo hanno mai fatto, che cosa c'è dopo? Cioè cado? Mi faccio male? I cittadini vedendo i miei errori mi giudicheranno male, mi bastoneranno, mi aiuteranno? Se non le sperimentiamo queste dinamiche non sapremo mai che succede. Chiudiamo su una cosa. Grazie. Chiudiamo la risposta pratica al collega, perché giustamente dice io che cosa faccio, insomma, mi hanno... Tu sei oltre i 60 giorni, ho detto. No, oltre i 30, oltre i 30 e 60. Quindi vai a parlare con il difensore civico a Milano, visto che sei a Milano, non si parla più signore di 70 e 8 anni. Già, anche, vai anche... non con la scatola di cioccolatini, ma come se, perché da quello che l'esperienza mia è bisogna prenderlo molto per le buone. Sì, ma anche per una cosa in corso, cioè se non mi costerà. Al difensore civico no, se decidi di fare un ricorso giudiziario, ahimè sì, ed è questo anche un altro assurdo della normativa italiana, ed è una cosa che Guido lo sa, quando andiamo all'estero e ci dicono ma in materia di accesso all'informazione il ricorso è gratis, no, 500 euro, solo di tassa allo Stato più le spese.
Beh, un ricorso non ha mai detto quanto ho pagato, quanto gli ho costato, pagando forfè, mi hanno spiegato dei loro avvocati, però è una cifra che insomma dubito qualsiasi testata media italiana. Non pagati gli articoli 500 di quotidiano, no? Signori, perdonatemi, abbiamo un altro evento che deve cominciare a venire. Chi ha preso il manuale e non gli aggiornamenti sono qui. Tutti e due i fogli, tutti e due i fogli.